Eccoci, siamo tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Come vi avevamo anticipato prima della pausa pubblicitaria, parleremo di nuove professioni, in particolar modo del media buyer, una professione che abbiamo definita perfetta per la generazione Z. Cercheremo di capire perché. C'entrano naturalmente i social media, c'entra la pubblicità, ricordando ecco che i social non sono più naturalmente solo un mezzo di intrattenimento, di divertimento, ma sono anche una vetrina molto importante per le aziende, considerando ecco che sui social noi ci passiamo in media tra le 7 e le 8 ore al giorno, quindi rappresentano sicuramente anche un'importante fonte per il business. Ne parliamo con l'ospite di oggi, ovvero Ale Lorenzi, che appunto è media buyer e consulente. Ciao Ale, benvenuto alle Fonti TV. Ciao, grazie a tutti per l'invito, sono veramente felice di essere qui con voi quest'oggi. E noi siamo davvero felici di ospitarti, anche perché siamo curiosissimi di scoprire meglio questa nuova professione, questa professione del futuro, il media buyer, che non è più semplicemente, correggimi se sbaglio, con colui che si occupa della gestione degli spazi pubblicitari, è un qualcosa di molto più complesso, c'entra infatti una strategia che deve essere creata. Però ecco, spiegacelo tu esattamente di che cosa si tratta. Certo che sì. Allora, il media buyer è una figura che in realtà siamo abituati a vedere, a conoscere, anche se non gli attribuiamo ancora questo nome. Ovvero, dietro tutte quelle pubblicità che si vedono sui social, che si vedono appunto su internet in generale, potremmo dire c'è un media buyer che va a redare una strategia per acquisire ad esempio un cliente, raggiungere un potenziale cliente e poi la veicola appunto attraverso la pubblicità. Quindi oggigiorno ha preso la sottoforma, diciamo, di essere molto presente sui social, perché come hai detto giustamente anche tu in apertura, sono super utilizzati. In passato magari usava altre fonti. Chiaro, ecco, quindi appunto sono quelle inserzioni, possiamo dire, pubblicitarie che troviamo anche all'inizio dei video su YouTube, faccio l'esempio più semplice, ma ti chiedo, ecco, appunto a proposito di strategia, come si fa a catturare l'attenzione dello spettatore, visto che ci sono pochissimi secondi prima che compaia poi il pulsante skip e si vada direttamente al video? Ecco, in quei 4-5 secondi ci si gioca tutto. Come si fa a creare l'effetto sorpresa e a far fermare lo spettatore su il messaggio pubblicitario? Guarda, hai toccato un tasto molto importante, perché è sempre più difficile catturare l'attenzione dello spettatore, in parte perché lo spettatore è diventato sempre più attento, quindi si accorge quando ha a che fare con una pubblicità e si accorge quando qualcosa non gli interessa. Quindi catturare l'attenzione è diventato sempre più difficile, anche perché il picco di attenzione è sempre più breve, più corto, quindi effettivamente abbiamo circa 2-3 secondi al massimo per catturare la sua attenzione. La chiave è fare un effetto wow, quindi quando noi riusciamo a mettere davanti il giusto messaggio, perché se io parlo a te, spettatore, di una cosa che in questo momento stai vivendo e che magari vuoi risolverle e ti faccio vivere in pochi secondi quell'emozione, ecco che ho catturato la tua attenzione, quindi molto probabilmente mi ascolterai. Ecco, ma possiamo dire che per catturare l'attenzione, per creare questo effetto wow, si ricorre un po' alla tecnica dello storytelling o ad altre, ecco, tecniche che magari non conosciamo, che puoi spiegarci tu? La storytelling è la tecnica più utilizzata in assoluto e ti spiego subito perché. Proprio per quello che abbiamo detto poco fa, ovvero che l'utente è più sveglio, se vogliamo, e quindi riconosce la pubblicità nuda e cruda, lo storytelling ci permette di tenerlo veramente inchiodato al divano o al dispositivo, proprio perché lo coinvolgiamo. Sarà sempre più importante coinvolgere quelli che sono i sensi di uno spettatore, quindi dal punto di vista emotivo, visivo, auditivo, fare in modo che la persona sia effettivamente trasportata dalla semplice pubblicità, in modo che non sia più quella fredda che ti viene da saltare immediatamente. Lo storytelling è la tecnica numero uno più utilizzata, ci sono anche tecniche più brevi, come ad esempio generare hype, no? Generare una curiosità estrema prima di svelare qualcosa, però sicuramente quella più diciamo applicabile a tutti i business e in tutte le situazioni è sicuramente lo storytelling. Le storie vendono sempre. Ecco, a proposito, le storie vendono sempre. Tu con questa espressione mi hai fatto venire in mente una strategia comunicativa di marketing che mi ha impressionato, devo dire, cioè quella utilizzata da alcuni brand molto importanti, tra l'altro durante il Festival di Sanremo, perché sembrava proprio una narrazione continua all'interno della kermesse canora. Spuntava ogni tanto appunto un collegamento che faceva riferimento a una nave da crociera, a un salotto, ma proprio all'interno della narrazione. Ecco, possiamo prendere quello come esempio positivo?
Assolutamente sì, perché poi quella pubblicità dal mio punto di vista è stata geniale, perché è stata inserita in modo delicato all'interno di un contesto, quindi di un festival, senza essere troppo invasiva, quindi ha rispettato effettivamente questa regola che abbiamo detto e in più non distraeva l'utente, senza contare che ovviamente sono stati fatti anche dei rimandi, tipo i signori sul divano, abbiamo capito tutti chi erano, senza dover per forza citare il brand. Quindi da quel punto di vista lo storytelling, l'inserimento della pubblicità non solo è stato efficace, ma è stato anche molto delicato e quindi non ha disturbato effettivamente lo spettatore che guardava da casa e che effettivamente era lì per altro, se ci pensiamo. Chiaro, chiarissimo. Ecco, Ale, un'altra curiosità che riguarda proprio il processo anche di Certo. formazione continua che immagino, ti interessi perché se pensiamo ai social, ormai ne spunta uno ogni 6 mesi, quindi immagino che ci deve essere un aggiornamento continuo e costante per, chi sogna di fare questa professione, è così? Assolutamente sì. Chi si ferma qui più che in altri mercati rimane troppo indietro. Ti faccio un esempio. Io sono rientrato più o meno da 72 ore neanche dall'America, dove proprio ho tenuto un corso di aggiornamento e lì respiri proprio che sono 4-5 anni avanti rispetto a noi. Quindi chi smette di formarsi rimane proprio bloccato, anche perché non solo nascono nuovi social, ma gli utenti si evolvono. Basta pensare alla pandemia, dove ci siamo visti costretti a stare in casa, a usare social che magari prima non usavamo, a trascorrere magari ancora più tempo su internet, a imparare ancora di più a cercare le cose su internet, no? Quanti di noi hanno cercato le ricette, ad esempio, per cucinare le prime settimane, no? Quindi Certo. tutto questo ha cambiato le nostre abitudini ed è importantissimo rimanere sul pezzo sempre di più, assolutamente. Ecco, ma c'è una specializzazione poi di social in social o tu ti occupi di tutto, cioè di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, oppure c'è qualcuno, ecco, che ti spalleggia nel tuo lavoro? Allora, il media buyer è la figura più completa che esista perché ha la padronanza da un lato del marketing e dall'altro dell'advertising. Quindi quando scendiamo nell'advertising abbiamo la padronanza delle principali piattaforme pubblicitarie, quindi da Google, che include anche YouTube, Meta, quindi Facebook e Instagram, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono anche figure specializzate che però nel lungo termine possono essere carenti perché ti spiego subito la lacuna. Se io mi specializzo in un social e in quel momento quel social per X motivi ed è successo, smette di andare in tendenza o smette di essere utilizzato o di performare bene, non si riesce a spalleggiare con un altro. In più l'utente ha bisogno di essere inseguito sempre di più. Quante volte magari cerchiamo qualcosa online, poi andiamo su un social, vediamo la pubblicità, torniamo su un sito, la rivediamo. Si è creato un concetto di ecosistema che è fondamentale. Oggigiorno non possiamo più inseguire la persona solo su un social e affidare a quel social tutta la responsabilità della nostra campagna, ma dobbiamo cercare di essere multicanali e multipresenti. Ecco perché la figura del media buyer sta spopolando e spopolerà sempre di più perché dà questa garanzia di completezza. Chiarissimo. Ecco, ma a proposito dell'uso appunto nel business poi dei social, ti volevo chiedere come se la cavano le imprese italiane, perché noi lo sai, siamo una televisione che si occupa soprattutto di economia e di finanza, lo abbiamo Certo. spesso ribadito che il tessuto imprenditoriale italiano è fatto soprattutto da piccole e medie imprese. Ecco, queste piccole e medie imprese quando devono far fruttare il loro business anche attraverso i social, sono in grado oppure sono ancora molto indietro rispetto alla concorrenza europea ed internazionale. Ecco, qual è un po' la fotografia in questo momento? La fotografia è che attualmente siamo nel mezzo, siamo in una fase transitoria di essere rimasti indietro e cercare di correre il ritmo che attualmente c'è nel mondo. Di fatto la pandemia ha obbligato, nel bene o nel male, a una digitalizzazione che prima non c'era. Oggigiorno c'è, non siamo sicuramente ancora ai livelli europei, però diciamo che la sensibilità è cresciuta molto, per cui c'è un grande interesse, si riconosce il bisogno che fino a qualche anno fa non si riconosceva, c'era il classico ho sempre fatto così, vado avanti così. Oggi ci rendiamo conto che non è più una scelta. Vuoi l'esplosione dell'e-commerce, vuoi l'esplosione degli utenti sempre più collegati, vuoi i bisogni che sono nati. Effettivamente, oggigiorno c'è una grande sensibilizzazione. C'è ancora tanto margine di miglioramento, questo lo voglio sottolineare, però sono anche contento di come stiamo correndo per cercare di prendere il giusto ritmo, ecco.
Bene, insomma, anche le imprese italiane si stanno adeguando, stanno cercando di fare dei miglioramenti, di stare al passo con i tempi. Voglio introdurre adesso un altro argomento che è quello della concorrenza. Lo sappiamo quanto sia importante quella, la concorrenza sui social difficile da gestire e mi voglio ricollegare alle parole di Clio che ha fatto questo sfogo importante proprio attraverso i social, dicendo che questo è un mondo difficilissimo ormai da gestire, non lo riconosce più rispetto a quando aveva iniziato il suo lavoro di influencer legato naturalmente al mondo del beauty. E ecco, a partire dalle sue parole, da questo sfogo, che cosa ci puoi dire sulla veramente difficoltà di gestire una concorrenza che è sempre più agguerrita, anche perché appunto le piattaforme si moltiplicano, i competitor si moltiplicano. Rispetto alla concorrenza, quali strategie bisogna utilizzare per poter emergere e non lasciarsi soffocare? Certo, allora ci tengo a precisare che io supporto totalmente quello che ha detto Clio e sono dello stesso identico pensiero. Oggigiorno è, se vogliamo, più difficile proprio perché c'è stato questo salto improvviso, vuoi le nuove generazioni, vuoi questa rincorsa necessaria alla digitalizzazione, eccetera, eccetera, è sempre più difficile spalleggiarsi con la concorrenza. Vuoi perché da un lato troviamo sentimenti come l'invidia, vuoi perché da un lato troviamo tanta competizione, è importante effettivamente farsi le spalle larghe, come con l'originalità. Una cosa che succede spesso è che magari si vede un trend, si vede una bolla e tutti cercano di rincorrere nella medesima maniera quella bolla. Invece è importantissimo far emergere i valori, far emergere ad esempio l'umiltà, la trasparenza, raccontarsi proprio nelle campagne pubblicitarie, ma ancora di più nella comunicazione che vogliamo usare. È fondamentale far capire perché noi siamo i più bravi, tra virgolette, in un settore, con umiltà, metterei tra virgolette, in modo tale da non sembrare arroganti e andare in controtendenza a uno stile comunicativo che sta prendendo sempre più piede, no? Io sono più bravo, sono più completo, eccetera, eccetera. Ecco, in questo contesto la strategia che più funziona è quella di essere umili, onesti, trasparenti, di raccontare anche le difficoltà. Troppe volte si racconta solo una facciata della medaglia. Perché il discorso di Clio ha anche rotto così tanto, diciamo, ha fatto così tanto rumore? Perché comunque abbiamo visto anche una persona in un momento di debolezza imprenditoriale, di difficoltà. Ecco, queste storie piacciono, ma non solo piacciono in termini di marketing, uniscono ancora di più le persone a un brand e creano un legame ancora più duraturo. E questa può essere un'ottima strategia per combattere anche la concorrenza. Chiaro, chiaro, ecco, è giusto, hai sottolineato giustamente il fatto che ci sono anche poi dei lati non, negativi, insomma, non sempre è tutto rosa e fiori nelle professioni, anche in una professione affascinante, appunto, come quella del media buyer, bisogna saper gestire le crisi, i momenti di impasse. E hai parlato di originalità come della stella polare che deve condurci, che deve guidarci in questo campo. Un'altra invece stella polare è quella della specializzazione e ti voglio chiedere a questo proposito rispetto al target di riferimento, perché si dice sempre in pubblicità nel mondo del marketing che è importante saper individuare il proprio pubblico, avere un target ben definito. È così oppure è meglio essere trasversali? È importantissimo conoscere il giusto target. Ti faccio un esempio banalissimo che Sì. però può aiutare chi ci segue. Se io vendo dell'ottima carne, faccio vedere questa pubblicità performante davanti a un pubblico che non mangia carne, quella pubblicità non venderà anche se è fatta benissimo, se ha il migliore influencer, se c'è la migliore strategia. Quindi è fondamentale capire chi è il nostro buyer persona, ovvero chi è l'identikit, come se fossimo degli investigatori del pubblico che vogliamo raggiungere e mettere davanti la giusta comunicazione. Proprio perché così riusciamo a parlare alle emozioni, possiamo raccontare una storia, possiamo coinvolgere la persona. Poi ovviamente ci sono brand, business che hanno dei target più ampi rispetto ad altri, però anche in quel caso parliamo comunque a un target ben preciso. Più siamo precisi, più sarà efficace il nostro modo di comunicare. Ok, quindi individuare il target Sì. in maniera precisa e costruire anche un messaggio ad hoc per quel tipo di pubblico, certamente. Ecco, Ale, tu appunto
oltre a svolgere la professione di media buyer, sei consulente, hai scritto anche un libro e quando ho letto il titolo sono rimasta un po' spiazzata perché tu lo hai intitolato così: fare advertising non serve a nulla, e detto da un media buyer, diciamo, ti lascia un po' spiazzato. Immagino che al titolo bisognerebbe aggiungere un se, cioè non serve a nulla se non fai determinate cose. Credo che la conclusione sia un po' quella, e quindi io ti dico, e anzi ti chiedo, ecco, un consiglio indispensabile per fare advertising nella maniera corretta. Partire dalla strategia. Il problema principale è che molte persone che muovono i primi passi da soli in questa categoria è che non hanno una strategia. Di fatto sanno magari qual è il loro punto di arrivo: voglio aumentare il fatturato, voglio avere più clienti, e provano a fare le cose. In realtà la base è sempre la strategia. Noi dobbiamo vedere la strategia come un percorso che facciamo, come se io volessi andare da Milano a Roma, capire quanto tempo mi serve, quanto budget, quanto ci metterò, che cosa dovrò fare e anche che difficoltà incontrerò. Prendersi del tempo per partire dalla strategia è poi la chiave del successo, è ciò che determina l'80% del risultato, quindi è importantissimo dedicare del tempo proprio alla strategia. Benissimo, è quella parola chiave, ne abbiamo segnato un po', strategia, originalità, target specifico, ci stiamo facendo anche noi una cultura. E invece ti chiedo, a proposito dei giovani che vogliono intraprendere questa professione e seguire le tue orme, quale consiglio ti senti di dare, ecco, su cosa puntare? Sullo studiare, imparare, diciamo, benissimo in profondità quelli che sono i social, in modo tale da capire non solo come funziona la parte pubblicitaria, ma di ricordarci sempre che sono algoritmi basati su persone, quindi capire sia come viene vissuta la pubblicità sia come l'utente si comporta all'interno dei social, in modo tale da sfruttare al massimo il singolo social che vogliamo usare e poi sperimentare, sporcarsi le mani il più possibile senza aver paura, perché poi in realtà c'è molto studio in questa professione, ma c'è anche molta pratica dietro un computer. Quindi è importantissimo anche sporcarsi effettivamente le mani e testare il più possibile, non aver paura di prendere dei progetti all'inizio dicendo sto imparando, e sporcarsi effettivamente le mani e imparare nel corso. È importantissimo. Certo, allora sporcarsi le mani, studiare, analizzare i dati, e poi, questo è un consiglio che vale un po' per tutte le professioni, avere passione, avere amore per quello che si fa. E diciamo che la tua passione, io l'ho letto questo dalla tua biografia e mi sembra carino ricordarlo, la tua passione ha radici molto lontane, perché si manifesta quasi subito da bambino, quando tu a 6 anni guardavi la televisione, i cartoni animati Holly e Benji nello specifico, e a differenza di tutti noi non eri incantato dalla catapulta infernale dei gemelli Derrick, ma incantato invece dalle pubblicità che scorrevano tra un cartone e l'altro, e lì ho cominciato ad analizzare i suoni, i colori che venivano utilizzati. Beh, innanzitutto tua mamma cosa ti diceva? Ma mia mamma all'inizio pensava che io volessi andare a fare il modello, no, mamma. Mi interessava capire effettivamente come funzionava il tutto. Guarda, allora, da quel punto di vista lì mi hanno sempre molto supportato, quindi sono sempre stato molto fortunato. La mia passione per la pubblicità è partita proprio da piccolissimo. Io mi sono sempre chiesto perché quel colore, perché quel suono, perché quella durata, e da lì non ho mai mollato questa passione che ho tuttora, e mi è rimasta anche una buona leva di curiosità, quindi ti devo dire non è cambiato moltissimo da allora, quindi sono sempre che guardo tutte le pubblicità tutte le ore. Cioè, giusto, ecco, quelle poi le passioni che si manifestano da bambini sono quelle forse più autentiche, che poi ci portiamo per tutto il resto della nostra vita, anche perché lo commentavamo nel fuori onda, le pubblicità degli anni 80 90 erano anche molto belle, ben costruite, quindi una palestra avere proprio da cui imparare. Adesso il mondo dell'advertising è completamente cambiato, ma comunque ci rimane, ecco, quella lezione che possiamo trarre dal passato. Ale, io ti ringrazio davvero per questo bel approfondimento, per essere stato con noi, per averci spiegato questa professione del futuro adatta alla generazione Z, il media buyer, e naturalmente, ecco, ti aspetto ancora sulle fonti per continuare a parlare delle evoluzioni future. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti, saluto tutti, quando volete sono qua. Grazie. Grazie mille, un abbraccio. Grazie mille a te, ringraziamo ancora il nostro Ale Lorenzi.